Eccoci qui, ogni tanto questo naso che, come i famosi amici a quattro zampe, hanno. Ah, vabbè, va, ero così un'anteprima, tanto per dire. Beh, allora, ultimo video per ora di oggi, poi credo pomeriggio, sera, di farne almeno altri due. Allora, penso di fare più tardi uno sulla Champions, le gare di oggi e domani, e l'altro che mi dovevo incontrare con il mio caro amico Nicola Zecchillo, il Deluxe Zecchillo Show. Ma parliamo della card che dovrebbe essere più o meno definitiva di Clash of Champions, evento speciale per view della WWE del mese di settembre 2020, che si terrà all'Amway Center di Orlando in Florida, comunemente chiamato WWE Thunderdome, anche se comunque la casa degli Orlando Magic, per farci capire, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Dalla fonte Wiki partiamo da Drew McIntyre contro Randy Orton in un ambulance match. Però, leggendo in questi giorni, sembra che almeno negli stessi favori dei pronostici ce li abbia non molto, ma un pochino Randy Orton. Roman Reigns con l'assistenza super avvocato WWE Poleman contro Jey Uso, match cugino contro cugino per il titolo WWE Universale, mentre quello tra Drew McIntyre e Randy Orton è valido per il titolo WWE detenuto da Drew McIntyre, invece secondo match cintura detenuta da Roman Reigns. Poi match singolo per il titolo femminile di SmackDown tra Bayley e Nikki Cross, la campionessa è Bayley. Poi match per i titoli Women's Tag Team, le detentrici Nia Jax e Shayna Baszler se la vedranno contro la Riot Squad, Ruby Riot e Liv Morgan. Per i titoli tag team di coppia maschile di SmackDown, Cesaro e Nakamura, Cesa Mura se la vedranno in un 2 contro 3, anzi no, in un 2 contro 2, contro Lucha House Party, Kalisto e Gran Metali e Ollins e Dorado. Poi un altro grande match che secondo me avrà un bel minutaggio anche, sarà Jeff Hardy contro AJ Styles contro Sami Zayn, un match a tre con le scale per decretare effettivamente chi esci tu cavolo di campione intercontinentale all'effettivo, in sintesi, perché ricordiamo che entrambi sono stati campioni intercontinentali, l'attuale Jeff Hardy, colui che in realtà non lo ha mai perso, e Sami Zayn, è colui che lo ha detenuto per un pochino di tempo, è AJ Styles. Poi, e qui per me è un po' una delusione, tra virgolette, gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford, non tanto per gli Street Profits, che difenderanno i titoli di coppia maschili di Raw. Contro chi? Contro Andrade ed Angel Garza, ma dico io, ma non potevate affidare gli sfidanti a Dominic Mysterio e Umberto Carrillo? No, non se può, e te pareva, vabbè, va. Comunque io già lo dico che qui, cioè, se questi due, se Andrade ed Angel Garza stanno litigando, non credo che la dirigenza abbia studiato un piano per far conquistare i titoli a Garza ed Andrade. Poi abbiamo già il match per il kickoff e sarà interessante perché sarà il match singolo valido per il titolo femminile di Raw tra Asuka e Zelina Vega. Io qui però mi sento di dire che anche se è nel pre-show, sia Asuka che Zelina Vega non devono sentirsi. Certo, io magari lo dico da qui che non sono un wrestler, non, io li capisco, per carità, loro, Asuka, ma anche Zelina che ha doti manageriali, certo sul ring qualcosina ci sa fare, magari deve migliorare, è ovvio che
Sulla carta, come poi credo sarà così, Aska dovrebbe rimanere campionessa. E poi nono match, che quindi sarà l'ottavo dello show principale, che però mi hanno stancato un po' queste cose qua, per il titolo degli Stati Uniti, Bobby Lashley con attorno a sé l'Art Business, MVP, Shelton Benjamin e Cedric Alexander, contro Apollo Crews, che però avrà dalla parte sua l'assistenza di Ricochet. Voi dite, sì, è una sfida che magari abbiamo già visto, però vedete, avete sentito, questa volta Apollo Crews e Ricochet dalla parte sua, quindi. Però, vi rimando, a parte al video di quest'oggi, al video definitivo, con i miei pronostici sul pay per view evento speciale Clash of Champions sabato, penso sabato mattina, massimo intorno all'ora di pranzo, devo vedere un po'. Quindi per il momento è tutto, ho detto più tardi, tardo pomeriggio, molto probabilmente tardo pomeriggio. 17:30 alle 19, vi ho detto video sulla UEFA Champions League, le gare di oggi e di domani. Poi domani ovviamente faremo il video sull'Europa League. E che altro avevo detto? Che altro avevo detto? Bah, adesso non mi viene. Avevo detto anche un altro video. Vabbè, dai, poi penso me lo ricorderò. Beh, allora, questi sono i match, ne sono 9. Credo che massimo se ne potrà aggiungere un altro, per arrivare più o meno a una durata, penso, di un 3 ore, 3 ore e un quarto. Quindi noi ci vediamo più tardi. Ah sì, è vero, l'altro video, ora mi sono ricordato, il Deluxe Zecchilo Show. A meno che Nicola Zecchilo non mi dà buca oggi, ma penso cercherò in modo di farlo comunque lo spettacolino. Grazie a voi tutti, ora a breve mi godo Monday Night Raw. Mi raccomando, seguiamo la WWE che è importantissima. Estate sarà sempre la federazione number one al mondo di pro wrestling globale. Grazie a tutti, amico, alla prossima. Hasta la vista, buon pranzo, ciao!